Al termine della gara tra il Vibrotec Pulsano e l'Oplonti Volley, terminata per 3-0 in favore dei padroni di casa, abbiamo ai nostri microfoni il palleggiatore Agustin Pisana, argentino di nascita, possiamo dire italiano di adozione. Sei una conoscenza del volley italiano e in particolare siciliano da diversi anni, proveniente da Brolo. Il primo anno qui a Pulsano, un esordio, un 3-0, diciamo che un po' meno facile di quello che il risultato può far sembrare. Sì, è vero, è vero. Intanto ringrazio il pubblico che è venuto, che è la prima volta che gioco qui in Puglia. Mi avevano parlato del pubblico calorosso, soprattutto di quello di Pulsano, e quindi sono contento che siano venuti e speriamo che continuino a venire. Poi, per quanto riguarda la partita, sì, è una cosa strana, e sono comunque gli inizi, sia noi che loro ancora dobbiamo aggiustare le cose. Sembra un 3-0 facile, però comunque abbiamo faticato tanto e giocando comunque male siamo riusciti a portare la vittoria a casa, quindi speriamo di continuare o fare meglio in allenamento e pure in partita, così ci viene più facile e non soffriamo tanto, diciamo. Siete una neopromossa, diciamo, sulla carta perché avete vinto il campionato dell'anno scorso, però la squadra è completamente nuova, lo dicevamo anche in telecronaca. Sicuramente il sessetto visto in campo è tutt'altro che un sessetto formato da neopromossi. Siete giocatori con un certo curriculum, con tante esperienze, e un tasso tecnico veramente molto alto. Tu che sei un atleta che conosciamo, essere molto sincero, secondo te quali sono le aspettative e quello che gli obiettivi che veramente potete chiedere al campionato, a questo girone per quest'anno? E noi vogliamo arrivare il più alto possibile, questo senza ombra di dubbio. Non ti dirò mai che dobbiamo, perché questa è una questione di scaramanzia, a noi ci hanno chiamato per fare una salvezza tranquilla. Onestamente penso che possiamo, aggiustando alcune cose, ambire a cose migliori, diciamo. Poi questo girone in confronto all'altro è molto più difficile, ce l'abbiamo visto, noi abbiamo fatto le partite amichevole che l'abbiamo vinto con più facilità rispetto a questa qua. Poi sì, ci sono tutti i giocatori nuovi, come dicevi te, ci sono da aggiustare tante cose. E qua comunque il fatto che siano giocatori nominati conta poco, poi alla fine siamo 6 su 6 in campo e lì dove si vede veramente le squadre. Secondo te in questo girone quali sono le squadre da battere o quali sono le squadre che veramente possono fare il salto di categoria? Vabbè, conosco alcuni giocatori della Squinzano che loro secondo me hanno la squadra più forte, il Cassarano anche, Martina Franca pure giocatori abbastanza esperti. Quei tre magari sono i migliori, poi ti ripeto, in campo siamo 6 contro 6 e lì vediamo come Un'ultima battuta sui tuoi avversari di quest'oggi e un giudizio a tuo avviso sulla squadra dell'Oplonti e sulla partita che hanno disputato quest'oggi. va. Vabbè, anche loro hanno fatto una bella partita, soprattutto in difesa. Noi siamo stati bravi a muro e quello mi sa che ha messo in difficoltà soprattutto la squadra avversaria. Poi in battuta anche loro, aggiustando le piccole cose, quelle battute che entravano facevano veramente male. Ripeto, siamo all'inizio, quindi sia loro che noi, aggiustando alcune cose, faremo o daremo un meglio spettacolo di quello che abbiamo fatto oggi. In bocca al lupo comunque a Longton. Con Mister Libraro, al termine di questa partita, un 3-0 direi un po' bugiardo perché alla fine i set sono stati persi sempre nella parte finale, diciamo, dei parziali. Come al solito, abbiamo iniziato questa prima partita. I ragazzi un po' timorosi, sempre 3-7, sempre con 2-3 punti di vantaggio al giro di boa, che sarebbe al 20° punto. E poi dopo un poco la prima partita, un poco l'emozione dell'inizio di campionato, abbiamo peccato in errori di esperienza, sempre le solite cose, errori di gioventù. Quindi, però fa ben sperare. No, indubbiamente, di buono da questa gara possiamo tirare fuori soprattutto le reazioni che da parte dei ragazzi quando in alcune fasi del set si stava sotto e ci sono stati sempre dei bei recuperi, poi bene o male hai fatto girare un po' tutti i ragazzi, ma forse dall'altro lato l'esperienza degli avversari nei momenti cruciali ha avuto sempre la meglio sulla nostra forse inesperienza. Sì, ma io questo ho detto ai ragazzi, ci facciamo un po' con la testa, prima delle partite, il Casarana è quello, lo Squinzano è qua, tu hai visto, alla fine loro hanno rallentato, hanno giocato di esperienza, con la paura di perdere hanno giocato di esperienza e noi non siamo stati bravi a porre rimedio a questa loro tattica di ostruzionismo. Poi abbiamo battuto male e questo è un fondamentale che ci portiamo da parecchio tempo dietro, dobbiamo lavorare su quello.
No, indubbiamente questa prima partita ha mostrato quello che si dice dall'inizio che è uscito il girone, che questo è un girone tecnicamente molto valido, e forse questa prima partita è stata proprio la dimostrazione. Sì, l'ho detto, è un girone tecnicamente valido, ma siamo all'altezza di poter fare una bella figura in questo torneo. La prima partita abbiamo pagato un po' con lo scotto, l'emozione, l'infortunio di Sasà, e un poco tutto, però in complesso te l'ho detto, c'è un po' di amaro in bocca perché siamo arrivati sempre a giri di boa con un paio di punti avanti, ci è mancata qualcosa, riporreremo meglio, rimedio. Sabato ci sarà il Torricella, altra squadra tarantina per l'esordio casalingo dello Plonti Volley, come pensi che potranno reagire i nostri ragazzi all'esordio casalingo? No, a noi il campo in casa è il nostro settimo uomo. I ragazzi chiaramente tra le mura amiche hanno un altro tipo di ritmo, un altro tipo di gioco. Poi mette anche che non viaggiamo, siamo dalle 7 stamattina. Sai, prima partita ci dobbiamo abituare anche ad organizzarci con le trasferte e tutto il resto che poi. Però tra le mura amiche sarà un'altra musica. Siamo con mister Vincenzo Bisignano al termine di questo esordio in campionato, un 3-0, diciamo che sembra tutto che sia andato tutto facile, invece forse non è stato proprio così. A dire la verità temevo proprio quello che avevo detto nella spogliatoia dei miei giocatori, un po' l'approccio alla partita, perché giustamente come prima partita fino adesso abbiamo fatto sempre amichevoli, allora sembra tutto facile, giocare senza pubblico, giocare senza arbitro. Oggi c'è la situazione stracolma del pubblico, è la squadra avversaria perché è una signora squadra, mi avevano detto che è una squadra giovane, con tre esperti, tre giovani, invece alla fine si è dimostrata una squadra che prende specialmente tutti in difesa, mi ha impressionato, credimi, realmente l'unica forse cosa che un po' è peccato è il discorso di ricezione. Hanno sofferto, abbiamo avuto il secondo set, stavamo giù 4-7, hanno sofferto quei 4-5 palloni di ricezione, che lì è stato poi là per farci vincere anche il secondo set. C'è da dire che l'abbiamo sottolineato anche in telecronaca, siete una matricola per il campionato, però alla fine vedendo i valori in campo possiamo dire che siete tutt'altro che una matricola, e secondo, a nostro modesto parere, secondo me avete tutte le carte in regola per giocarvi veramente un campionato di vertice. Su questo devo spezzare una freccia un po' al contrario di quello che hai detto. Innanzitutto a pallavolo io sono abituato a dire i cognomi non servono, il fattore campo è totalmente diverso, è facile dire c'hai quello, però alla fine devono giocare tutte e sei, perché la pallavolo è uno sport di squadra, nel momento in cui c'è il nome però ognuno gioca per i fatti suoi, non c'è squadra, non c'è coerenza uno con l'altro, non vai da nessuna parte, l'assicuro, però stiamo lavorando anche su quello. Hai già speso delle belle parole per la squadra che noi seguiamo, che è quello dello Plonti. Secondo te, se te la senti di dare un giudizio, diciamo, a questa squadra che comunque parte con gli obiettivi di una salvezza tranquilla, secondo te dove potrà arrivare in campionato? Beh, di verità sono convintissimo che ce la farà a salvarsi, perché tieni presente che le squadre napoletane, siccome sono un ex giocatore, so che il fattore campo lo fa sentire tantissimo, specialmente in casa penso che darà dura vita per tutte le squadre, non sarà semplicissimo vincere. E poi a segnalare la diagonale, sia Longobardi che Libraro, che sono una buona diagonale, molto bravi. Conoscevo anche l'allenatore, anzi lo saluto perché conosco benissimo i figli, difatti quando siamo arrivati li conosce la vecchia data, ecco perché. Siamo con Gennaro Comeato al termine di questo esordio dello Plonti nel campionato 2010-2011 di B2, il tuo personale esordio in Serie B, secondo noi è stato veramente un ottimo battesimo con la categoria, hai fatto una gran bella figura, un 3-0 che diciamo non ammette reclami, però la tua prova personale è stata veramente incoraggiante. Sì, non ammetto l'emozione prima di entrare, comunque era l'esordio per me in questa categoria, comunque è sparito tutto nel momento in cui è iniziato il gioco. Sono contento anch'io della mia prestazione, potevo fare qualcosa in più soprattutto in difesa, però va bene così. Sono dispiaciuto per l'andamento della partita alla fine, perché potevamo davvero vincere il set e poi andare a vincere la partita. Vabbè, una partita difficilissima, un avversario che comunque secondo noi è tra i più forti della categoria, però comunque non è facile questo campo, sicuramente sarà difficile venire a vincere qua, però quello che più ci preme sottolineare è l'esordio di un ragazzo torrese prodotto del Vivaio, penso che è stata un'emozione doppia anche per te scendere in campo in Serie B con la maglia della squadra della tua città. Sì, certamente è un'emozione unica, penso. Comunque
fare l'esordio in qualsiasi altra squadra non sarebbe stato come nella squadra in cui sei cresciuto. Allora ti auguriamo un esordio anche casalingo davanti al pubblico amico e davanti, diciamo, a mamma e papà, che può avere ancora un gusto ancora più bello. Non me lo auguro anche io. Ok, salutiamo Gennarino, appuntamento a sabato prossimo quando in casa dell'Oplonti verrà a farci visita il Torricella, altra squadra tarantina, altra accreditata per la vittoria del campionato.